Zeman a caccia del primo successo della sua nuova gestione. In passato, alla prima con i biancazzurri, aveva fatto sempre centro 2-1 a Verona nell'irripetibile e meravigliosa promozione nel massimo campionato, 5-0 in A nel 2017 col Genoa all'Adriatico, 5-1 in B la stagione successiva col Foggia dell'allievo ed ex Giovanni Strop. All'esordio con la Juve Stabia sarebbe potuto andare più o meno così, match ormai archiviato, inutile rimuginare. C'è la matricola Gelbison, team di Vallo della Lucania, prima trasferta del nuovo corso, si gioca ad Agropoli, provincia di Salerno. Fuori casa i biancazzurri non fanno festa da troppo tempo, precisamente 3 mesi, 2-1 a Monopoli lo scorso 11 dicembre. Per 9 undicesimi la squadra sembrerebbe fatta, condizionale però quanto mai di rigore. Del resto sull'argomento Zeman è piuttosto esplicito: non ci sono i titolari fissi. Scontato il rientro di Crescenzi al posto dello squalificato Cancellotti, nel cuore della difesa Mesic, Insidia, Boben per lo slovacco sarebbe la prima da titolare. Davanti, solito dubbio, De Sogus c'è ma non è al meglio della condizione, Cupone favorito su Delle Monache e Colai. La probabile formazione: Plizzari tre pali, in difesa Crescenzi, Brosco, Mesic e Milani, a centrocampo Aloi, Palmiero e Mora, ancora ai margini Craia e Giabua, in attacco il tridente Merola, Lescano, Cupone. Per me la squadra oggi sta in generale bene, magari non c'è ancora durata lunga, ma sta bene. E poi vediamo di momento in momento, io non riesco a pianificare le cose. Vorrei arrivare a playoff nelle migliori condizioni, quindi lavoriamo anche per il futuro, o meglio, più per futuro che per presente, a parte che attualmente io cerco di conoscerli meglio e di cercare di sistemarli in modo che si capiscono. La Gelbison occupa la 15ª posizione, l'11 Cilentano a 4 punti di vantaggio sui playout ed è in serie utile da 3 turni, 2 pareggi e un successo. Terza migliore difesa del girone con 28 gol incassati. Sulla panchina rossoblu è tornato Gianluca Esposito, che aveva allenato i campani nelle prime 4 giornate prima di essere sostituito da De Sanzo. Squalificati Gilli e Nunziante. Stagione finita invece per il centrocampista Franco Fonte lo scorso anno al Gubbio, altresì indisponibile l'attaccante Faella. Prima convocazione per il fantasista mancino Caccavallo, che in Abruzzo ha indossato la maglia del Celano in Serie C2. Sistema di gioco 3-5-2, probabile 11, Anatrella tre pali, in difesa Granata, Carnielutti e Loreto, sulle fasce Graziani e Onda, a metà campo Papa, Uliano e l'ex Fornito, davanti De Sena, 8 gol in campionato, affiancherà l'altro ex Marco Tumminello. Qualificato il tecnico Gianluca Esposito esprime grande ammirazione per il boemo. Definito non a caso un maestro, fa proprio della bellezza del suo gioco il suo marchio di fabbrica, quindi sicuramente sarà una partita molto molto bella. Hai letto anche il suo libro? Sì, chiaramente, io sono un tifoso, un appassionato del bel gioco e quindi del gioco di Zeman. Sarà per me un onore incontrarlo e chiederò sicuramente al tecnico Zeman un autografo sul libro. Per me è una buona squadra, certo è che fanno pochi gol e ne prendono pochi, vuol dire che c'è una fase difensiva studiata, poi penso che in offesa giocano più su palla lunga e cercare di seguirla.